volevano farlo addormentarsi così non pensare più al freddo, loro hanno cominciato a cantare a Gesù. E questo lo dice Sant'Alfonso Maria di Liguori in un canto. I pastori hanno cominciato a cantare a Gesù e cantavano così: scendi, o sonno, giù dal cielo, vieni e addormenta questo bambino, per favore, è piccolino, vieni, sonno, e non tardare. Bella gioia di questo cuore, vorrei io stesso diventare un sonno dolce, dolce, per far addormentare quei begli occhi. Ma Gesù bambino non si addormentava, allora i pastori hanno cambiato il canto e loro con flauto hanno cominciato a dire: Gesù, io ti amo, Gesù, io ti amo, Gesù, io ti amo. E dopo aver sentito Gesù 3 volte, Gesù, io ti amo, Gesù si addormentò. E allora i pastori erano contenti perché avevano fatto Gesù addormentarsi. Cari bambini, il freddo che Gesù pativa nella grotta non era tanto il freddo dell'inverno, no. Il freddo che Gesù pativa nella grotta era il freddo del cuore della maggioranza degli uomini che non amava Dio. Quel freddo era un freddo terribile. Dio tanto buono e tanto disprezzato. Dio fatto bambino. Eppure non c'era posto per lui nelle case di Betlemme. In realtà per Gesù non c'era posto nel cuore degli uomini. Nessuno voleva ricevere Gesù. E per questa ragione Gesù pativa tanto quel freddo, il freddo del cuore degli uomini, che cercava tutt'altro che amare Dio. Per questa ragione, quando i pastori hanno cominciato a dire: Gesù, io ti amo, Gesù, io ti amo, Gesù, io ti amo, allora il cuore di nostro Signore era contento, si era riscaldato e poteva dormire con serenità. Anche voi, cari bambini, in questi giorni, quando voi vedete un presepe dove c'è Gesù bambino avvolto in fasce, adagiato nella mangiatoia, voi vi avvicinate a questo presepe, guardate la Madonna, guardate San Giuseppe, guardate l'asinello, guardate il bue, guardate i pastori, le pecorelle, l'angelo, la stella cometa. E cosa potete dire? Dite quello che dicevano i pastori. Dite: Gesù, io ti amo, Gesù, io ti amo, Gesù, io ti amo. E sono sicuro che Gesù bambino vi sorriderà, Gesù bambino sarà contento e anche a voi Gesù darà la sua benedizione, le sue grazie, soprattutto la grazia di rimanere nel cuore sempre un bambino, di avere nel cuore sempre l'innocenza dei bambini. Perché Gesù ama tanto l'infanzia, ama tanto i bambini, che ha detto che nel paradiso ci sono solo i bambini. E chi non è bambino deve diventare un bambino,
Devi diventare un bambino nel cuore, nell'innocenza, perché il regno dei cieli è di coloro che sono come i bambini. Ecco perché Gesù si è fatto bambino, è nato in una grotta, ha praticato l'umiltà. Ecco perché Gesù ha ubbidito la sua madre, ha ubbidito San Giuseppe. Cari bambini, io vi benedico con tutto il cuore e desidero a voi un santo Natale e che Gesù bambino vi possa veramente benedire e fare con che il vostro cuore rimanga sempre nell'innocenza. Sia lodato Gesù Cristo e vi aspetto mercoledì prossimo alle ore 18 sulle onde della Radio Roma Libera. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più, visita il sito www.radionomalibera.org.